Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Continuano dopo la settimana passata le top ruolo per ruolo. Oggi andiamo a vedere quelli che sono i migliori 10 esterni che si sono anche arricchiti di qualche foot fantasy. Non vi spoilerò troppo, mettetevi comodi e gustatevi questa top. Il primo esterno in questione è Lionel Messi nella sua versione Toti. Ovviamente vi porterò le carte al massimo della loro rarità, ma comunque, tranne alcuni casi particolari, ovviamente, di giocatori che base sono impresentabili, anche le versioni più scarse sono assolutamente da far entrare all'interno di questa classifica. Messi Toti, raga, poche chiacchiere. Secondo me quest'anno non si può giocare senza questo calciatore. Una roba che non ha veramente un senso logico. Ha uno speed boost della Madonna, un'agilità che non sto neanche a dirvelo. C'ha il tiro a giro, penso, più forte di FIFA 22, roba che dà zolle particolari, veramente segna come se il pallone fosse telecomandato. In particolar modo, la cosa che più stupisce è veramente come tiene francobollato la palla al piede col micromovimenti di levetta a sinistra fra praticamente quello che vuole. Io lo consiglio di giocare a destra perché così si può orientare tranquillamente appunto per sfruttare il suo mancino liftato. E Messi, io uso ancora tuttora il base, ribadisco, è un elemento imprescindibile di tutte le squadre di un certo tipo. Il secondo giocatore che vi presento è Vinicius. Io vi faccio vedere questa versione Potom perché è quella che ho, ma ovviamente lo stesso discorso vale per tutte le versioni di Vinicius che sono state rilasciate fino ad ora. 5 di skill e 4 di piede debole, quindi in questo caso aggiungiamo anche tutto un pool di skill molto utili quando siamo giocatori di fascia, come la suola più Scoopturn che ci permette di girarci praticamente in un fazzoletto. Spazzesco anche lui, palla al piede, ottimo speed boost, veramente bruciante. Ovviamente rispetto a Messi pecca un po' in quelli che sono i passaggi, soprattutto quelli lunghi, però quelli che diciamo vengono fatti dall'esterno a tagliare con il driven pass verso le punte li fa bene, che con l'81, bene o male, con il 4 di piede debole non delude le aspettative. Palla al piede è molto agile, a dispetto di quell'80 di reattività e di quell'87 di equilibrio. Onestamente sono statistiche che non gli rendono giustizia perché la muove molto molto bene con i micromovimenti. Non ha questa grandissima finalizzazione, diciamo che quando arriva a concludere spesso e volentieri anche con il suo piede forte le combina, non vi sto manco a dire col sinistro che sembra più un 3 di piede debole che un 4, però Vinicius è un giocatore assolutamente letale che ha ricevuto anche sempre più link per poter trovare spazio anche da titolare per l'appunto e io lo straconsiglio. Giocatore che fa eco è Neymar e non è un caso che ci sia la versione flashback perché, come vi ho detto anche poi nella sua review dedicata, la versione flashback per me da esterno è la più indicata. Parliamo anche in questo caso di un giocatore con 5 di skill e 4 di piede debole, quindi una sorta di doppione in questo caso di Vinicius, straveloce, anche lui ha uno speed boost allucinante. Sono indeciso tra i due speed boost quale sia meglio, forse un pelo in più Neymar ce l'ha esplosivo. Anche Neymar gode, tra virgolette, dello stesso problema, ovvero della scarsa finalizzazione quando si trova in area a calciare perché alle volte sbaglia, non è un cecchino, motivo per il quale mi piace più d'esterno. Trottola, agilissimo anche lui, palla al piede, passaggi che sono praticamente uguali a quelli di Vinicius, anzi a uno in meno di corto, ma ribadisco che anche in questo caso, per quanto riguarda il driven pass a tagliare verso la punta, non si hanno problemi e anche Neymar per me è un elemento assolutamente fondamentale nella stragrande maggioranza delle squadre attuali di un certo livello. Quarto giocatore invece è una new entry fresca fresca, ovvero Sancho nella sua versione Foot Birthday. Giocatore 5-5 del quale ho cantato le lodi nella sua apposita review. Straveloce anche lui, sia palla al piede che con lo speed boost. In questo caso abbiamo anche uno stile Messi per quanto riguarda il tiro di precisione, infatti ha anche la caratteristica e ne fa veramente veramente a valanga. Passaggi ottimi anche in questo caso, agile palla al piede, anche se non agile quanto un Messi sicuramente, o anche quanto un Neymar, forse siamo un pelo indietro rispetto a Neymar per quanto riguarda l'agilità, però anche Sancho è un giocatore che secondo me vedremo tanto da qui alla fine del gioco, anche perché è molto versatile. Io ora ve lo propongo da esterno, ma potrebbe essere tranquillamente giocato anche da punta. Io l'ho amato. Qualità-prezzo, secondo me ci siamo perché lì a destra non è che c'è una grandissima abbondanza di giocatori. Quindi, big up anche per Sancho,
che secondo me merita di stare tra questi giocatori. Così come merita di stare tra questi giocatori Mkhitaryan, 5-5 anche per lui, sempre footbird, quindi super versatile. Il giocatore probabilmente con lo speed boost peggiore tra quelli che abbiamo visto fino ad ora, anche quello che il palla al piede reagisce un pelo peggio, forse sui livelli di Sancho lievemente indietro, però rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza, tolto Messi, ha una migliore finalizzazione quando si tratta di dover calciare. Lo fa molto bene, anche per lui tiro a giro come caratteristica e si vede, ottimi i passaggi, quindi giocatore molto completo, anche lui che durante i 90 minuti o 120 che siano potete andare a reinventarvi in più zone del campo, e a me è piaciuto veramente veramente tanto. Poi visto che in Serie A quest'anno sono usciti veramente tantissimi giocatori, avere un giocatore come Mkhitaryan di questo tipo che vi permette di aggiungere qualità su un esterno dove giocatori con 5 di skill non ce n'erano, per me tutta la vita da portare avanti questa carta qui. Anzi, un peccato se non l'avete sbloccata. Altro giocatore abbastanza fresco è Gelson Martins Foot Fantasy, che avete visto nella review qualche giorno fa, 5 di skill, 3 di piede debole per lui. L'alto alto lo aiuta anche quando si tratta di ritornare in difesa e dare una mano ai compagni per recuperare palla. Abbiamo già detto che anche per lui non ha questo grande speed boost, anzi è uno speed boost poco costante, alle volte è estremamente incisivo, altre volte invece fa una grande fatica. Per quanto riguarda invece l'agilità, il body type lo penalizza, quindi è sicuramente quello che abbiamo visto fino ad ora meno agile tra tutti i giocatori che vi ho presentato, però anche lui per dare un ricambio a Messi può essere assolutamente interessante, considerato che rispetto all'argentino aggiunge la quinta di skill. Però ad oggi io, piuttosto che questo, come vi ho detto anche nel video della sua review, continuerei a preferire un Messi che è molto più costante sia per quanto riguarda la conclusione ma soprattutto per lo speed boost che vi permette di andare via. Piuttosto questo, se me lo ritrovassi tra le mani, potrei pensare di utilizzarlo come super sub, perché se entra quei 20 minuti che si fa ad alto livello spacca in due game. Ora che vi vado a presentare invece Garrincha, perché nei video precedenti mi avete tra virgolette tirato le orecchie dicendomi: Liberoschi, vedi che comunque le icone ormai secondo me le puoi anche inserire, visto che comunque potere economico ce l'abbiamo, pick, mid, prime, le icone le abbiamo. Ho detto va bene, allora visto anche la carenza di esterni di un certo livello, ho detto aggiungiamo anche le top icon e spieghiamo quelle che sono le top icon. Garrincha è assolutamente la migliore tra le icon esterne insieme a un altro giocatore, perché presenta il 5 di skill, quindi è una sorta di Neymar, di Vinicius, però portato sulla fascia destra. Un piccolo furetto che si speed boosta in maniera incredibile, finalizza anche molto bene, ha dei passaggi eccezionali, è super agile perché parliamo di un giocatore di 1,69 m con un body type perfetto e anche 66 di forza, quindi tra le icon da esterno per me è il migliore in assoluto. Poco sotto, per via del body type che alle volte non gli permette di essere così esplosivo, non me ne voglia il maestro, abbiamo Digno. Suo figlio Digno, 5 di skill e 4 di debole anche per lui, ma sull'altra fascia, quindi a sinistra, quindi proprio la evoluzione di Vinicius e Neymar. Veloce palla al piede, ma vi ripeto, per via dello speed boost non perfetto che è portato dal suo body type con l'84 di forza, preferirei forse sempre un Neymar o un Vinicius, perché serve appunto quell'incisività che questo Digno alle volte sembra non avere. Però dalla sua ha un tiro a giro della Madonna, dei passaggi incredibili, il fatto di poter essere anche rivenduto poi magari durante la partita da trequartista se si vuole cambiare modulo, come anche gli altri, però questo più di tutti visti anche gli ottimi passaggi, e poi è molto molto agile palla al piede. Veramente se avesse avuto uno speed boost costante l'avrei straconsigliato e l'avrei messo al top in assoluto. Chiudiamo con Giorgio Best, 4-4 per lui, quindi l'ho messo alla fine proprio perché gli mancava questa quinta di skill come Garrincha e Digno. È una specie di Messi, non con lo stesso speed boost, non con la stessa agilità, quindi motivo per il quale io comunque rispetto ad un Messi preferisco sempre l'argentino. Però tra le icon Best è sicuramente una di quelle più interessanti. Velocissimo, ha un ottimo speed boost, è molto agile, passaggi il corto bene, il lungo così e così. Quindi diciamo che se dovete scegliere magari tra un Garrincha e un Best, io andrei sempre sul brasiliano. Quindi raga, per quanto riguarda gli esterni è tutto, questi erano i miei migliori 10. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, in descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono al giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Daniele Liberoschi, ciao!